Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con una location un pochettino particolare perché siamo stati ospitati in una stanza di una palestra. Dietro di noi abbiamo praticamente l'immagine un po' brutta di questo mappamondo piatto da radiatista proprio e abbiamo le palle, in mezzo alle palle fondamentalmente. Detto questo ragazzi, oggi ci troviamo qua con chi? Con un mio carissimo amico, un laureando in scienze della nutrizione, e oggi inizieremo questa nuova rubrica dedicata alla nutrizione. Ora andiamo a vedere Leonardo, ti ho presentato al nostro popolo, di che cosa ci vorrei andare a parlare. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, io mi chiamo Leonardo Carpi e sono appunto, come diceva Giuseppe, un laureando in scienze della nutrizione. E oggi riporteremo quel che riguarda tematiche della nutrizione umana nell'ambito anche sportivo. E principalmente quello che ci premeva, diciamo, di divulgare era le conoscenze basilari, quindi le regole base, tra virgolette, su quando si intraprende un percorso alimentare. Allora, indipendentemente dal punto di partenza, diciamo, indipendentemente dall'obiettivo, quello da cui bisogna partire è le misure, quindi peso più circonferenze almeno, più il calcolo del fabbisogno calorico giornaliero. Ma cos'è questo fattore, questo parametro, diciamo? È fondamentalmente l'insieme di tre costituenti, che sono il 60% fornito dai processi interni, cioè i nostri organi, quindi cuore, polmoni, fegato, quelli che ci fanno rimanere in vita, che ci permettono di mangiare, di respirare, anche di dormire, che corrispondono solo al 6% del peso corporeo, ma che contribuiscono al 60% appunto del metabolismo basale. Il 10% dovuto dall'ADS, che è azione dinamica specifica. Questo parametro è importante perché è rappresentato dalle energie che il nostro corpo impiega per assimilare i nutrienti. E infine un 30% dovuto dalle attività che è rappresentato dai mestieri che noi svolgiamo nella vita quotidiana. Quindi questo parametro è molto sottovalutato, un errore comune, però comunque bisogna tenerlo in considerazione perché a seconda del lavoro che facciamo la percentuale varia. Giustamente uno che lavora comunque in ufficio, dove fa un lavoro prettamente sedentario, sì, o comunque uno studente che passa 8 ore sui libri seduto, non può avere lo stesso dispendio calorico, diciamo, a livello muscolare, perché magari anche a livello cognitivo, per a livello cerebrale comunque dispende le calorie, però a livello muscolare, di per esempio, che ne so, un muratore, un carpentiere, comunque lavora molto molto fisicamente, di fisico, ecco. Sì, quindi diciamo questo è il punto di partenza, un punto da dove partire quando si intraprende un percorso alimentare, indipendentemente, ripeto, dall'obiettivo, che sia perdere peso o acquistarlo. E una volta definito il fabbisogno calorico possiamo andare a calcolarlo, ma come si calcola nel pratico? Si calcola, qui ci vuole una premessa, diciamo, bisognerebbe stare 7-10 giorni carta e penna per segnare tutto quello che mangiamo, ma veramente tutto, e se alla fine di tale periodo non è avvenuta nessuna variazione di peso e di circonferenze, allora avremo trovato il nostro reale fabbisogno calorico. Ma visto che questo passaggio non lo fa mai nessuno per svariati motivi, si rompono i coglioni, sento che praticamente sì. ci avvaliamo di alcune formule scientifiche che la scienza della nutrizione ci dà. In questo video ve ne mostreremo principalmente due, che sono la prima è il MET, cioè l'equivalente metabolico. Lo faremo uscire o in sovrappensione comunque o a sovraimpressione, oppure comunque nei dettagli del video. Sì. Il MET e poi l'altra? L'altra consiste nel moltiplicare il nostro peso corporeo per un range di numeri che va da 30 a 34. Questi sono dati scientifici che ci dà appunto la scienza della nutrizione, ma quest'ultima formula può essere applicata solo a coloro che non superano una certa percentuale di body fat. Body fat inteso come appunto grasso corporeo. Sì, grasso corporeo. Descrivendo il MET in maniera rapida, per un uomo di 75 kg la formula prevede di moltiplicare 75 per 1, che è un MET, che equivale a una chilocaloria, per 24, che sarebbero le ore giornaliere. In totale verrebbe intorno alle 1800 kcal. A queste aggiungiamo un 30% dovuto ai parametri prima descritti, viene in totale 2340 kcal giornaliere per mantenere il peso corporeo di 75 kg. Una volta calcolato poi ci muoviamo in base all'obiettivo. Bravissimo, quindi ecco qua, se vogliamo dimagrire o comunque aumentare peso, allora andiamo ad aumentare questo tipo di valore. Applichiamo un deficit nel caso in cui volessimo dimagrire, applichiamo un surplus nel caso in cui volessimo aumentare. Però queste formule comunque sono riservate, tra virgolette, a coloro soprattutto che vogliono perdere peso, perché
le persone che cercano il dimagrimento nel breve periodo stravolgono molto spesso la loro alimentazione tagliando di netto e troppo le chilocalorie, rendendole insostenibili nel medio-lungo periodo, e quindi si trovano ben presto in una situazione di stallo. Ecco perché tutti coloro che si trovano in questa casistica conviene probabilmente prima loro aumentare le chilocalorie in modo tale da tornare a fabbisogno calorico di mantenimento peso per poi effettuare un cutting più funzionale. Quello che invece non accade quasi mai è che cos'è? Io non dimagrisco, cosa faccio? Diminuisco ancora di più le chilocalorie. Continuano a dimagrire, le abbasso ancora di più, fino a quando praticamente poi vi ritrovate a bere due bicchieri d'acqua al giorno, a camminare, a correre tanto e poi morite. Non fornite le energie necessarie all'organismo per affrontare le giornate lavorative, gli sforzi ripetuti in palestra, quindi per esempio 1400-1500 kcal per un uomo attivo, specialmente che si allena, sono veramente poche se il fabbisogno calorico è di 2005, per esempio. Sì, il problema appunto è proprio questo, cioè i tagli netti e repentini, nel senso bisogna avere quello che diciamo ormai da innumerevoli video, se ci state seguendo comunque dall'inizio del canale, è avere comunque cervello, cognizione di causa di quello che sta facendo, testa per un determinato tipo di approccio sia nella palestra che comunque in questo caso nella nutrizione, sì. Quindi se avete visto i video precedenti, io ve l'ho detto, sono laureato, mi sto laureando nella specialistica, però adesso lo sto dicendo proprio, lo prendo in nutrizione sì. Umana, poi comunque la specialistica la continuerai. Sì, la continuerò, sì. Per questo, quindi ragazzi, se non credete me almeno credete a lui, perché se no non so più che cosa portare qua sul canale. Questo diciamo era il nostro obiettivo in questo primo video, cioè divulgare il punto principale da dove partire. Quando si intraprende un percorso alimentare e si parte dalle misure, sono i numeri che contano, quindi il peso più circonferenze almeno, che ce ne sarebbero altri, ma comunque poi magari li vedremo, più il fabbisogno calorico giornaliero che abbiamo appena descritto cos'è. Vi abbiamo dato delle formule scientifiche da applicare, quindi non vi resta che adattare. Nel prossimo video magari vedremo un approccio per resettare il metabolismo, perché diciamo che il metabolismo non si abbassa e non si alza, però si può adattare alle chilocalorie che noi introduciamo. Quindi magari nel video successivo vedremo la reverse diet, cioè un approccio per risalire con le chilocalorie. Però non dire troppo, perché appunto devono preoccupare. Okay. Detto questo, vi lascio ragazzi un saluto, il video finisce qua. Se vi è piaciuto, per qualsiasi dubbio, perplessità, domanda, scrivetelo nei commenti oppure contattateci sulle nostre pagine Instagram e Facebook in.sport.fit. Mi raccomando ragazzi, sul canale usciranno anche altri video, altre novità. Per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Pollice in su. Pollice in su, ok? Ciao. Buon allenamento da InSport, ciao!